Ben ritrovati cari amici di Vera Mattina, ora entriamo nel mondo della sanità mentre credo sia in corso proprio in queste ore un presidio nel Piceno sui problemi che attengono la sanità tra Ascoli e San Benedetto da parte dei sindacati, mentre purtroppo si rincorrono notizie di aggressioni ai danni di medici. Noi ogni tanto vogliamo darvi anche qualche buona notizia. Una per esempio la trovate sulle pagine dei giornali perché riguarda l'attività di un medico in pensione, il quale dopo aver smontato il suo turno, che cosa ha fatto? Si è recato a casa di una paziente di appena 15 anni per sincerarsi delle sue condizioni di salute e le ha praticamente salvato la vita. Qui siamo nel Fermano, vedete il dottore che vedete in foto si è messo a disposizione di questa famiglia che poi lo ha giustamente ringraziato perché disponendo questo ricovero tempestivamente ha salvato la vita di questa giovanissima che si era recata in pronto soccorso, poi era stata dimessa, ma lui insomma non era convinto e si è recato a casa della stessa ragazza e poi insomma ha capito che necessitava di un ricovero e le ha praticamente salvato la vita. Quindi vedete che cosa vuol dire non solo svolgere la professione di medico, ma essere medico, quindi sentirsi medico sempre, in tutti i momenti. E vogliamo anche tornare su un'altra notizia che ci riferisce dell'eccellenza, del livello qualitativo della sanità marchigiana, perché che cosa è accaduto? Purtroppo si parte da un incidente sul lavoro avvenuto in Abruzzo e si arriva poi ad un intervento di ricostruzione di un dito grazie proprio all'equipe del dottor Michele Riccio. Vi riassumiamo questa vicenda nel servizio che ora vi proponiamo e poi avremo proprio il professore in collegamento. Ma partiamo dal servizio. La mano mutilata da una forbice elettrica, la corsa in ospedale in Abruzzo, poi il trasferimento nelle Marche per eseguire un intervento al torrente che lo ha salvato. 5 ore di lavoro in sala operatoria grazie alla competenza dell'equipe del Dipartimento di Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della Mano diretto dal professor Michele Riccio. Avvalendosi anche di sofisticata strumentazione, lo staff medico ha scongiurato al 48enne l'amputazione del pollice. L'allarme è scattato sabato scorso. Nel pomeriggio il paziente è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro. L'uomo è giunto al pronto soccorso di Atri con la mano gravemente lesionata dalla forbice elettrica. La gravità del caso ha fatto scattare i protocolli interregionali e il paziente è stato dirottato su Ancona, polo di eccellenza su scala nazionale sul fronte della chirurgia ricostruttiva. Qui l'equipe guidata dal professor Riccio, forte di una collaudata esperienza supportata dai grandi numeri, ha offerto al paziente la possibilità di conservare il pollice, un dito essenziale per svolgere qualunque attività lavorativa. E allora, riprendendo le pagine dei giornali, noi abbiamo Ancona Today, ma anche il Corriere Adriatico. Io vado a salutare il dottor Michele Riccio, che è direttore del Dipartimento Chirurgie Specialistiche dell'azienda ospedaliera universitaria di Ancona. Le do un caloroso benvenuto. Buongiorno, professore. Buongiorno. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Allora, ci può un attimino riepilogare questa vicenda? Come è andata, perlomeno per quanto attiene la sala operatoria? Ma diciamo che raccontare in breve questa vicenda spiega cosa accade quando c'è un'emergenza di questo tipo. Volevo fare due piccole premesse, se mi è possibile. Certo. La prima è che bisognerebbe lavorare ancora, molto è stato fatto, ma bisogna lavorare ancora sulla prevenzione per i nostri lavoratori. Certo. Perché questo trauma è da forbice elettrica, come avete detto correttamente. La forbice elettrica sarà sicuramente uno strumento molto efficiente ed efficace, ma molto pericoloso. Non si ferma, quindi taglia tutto quello che trova. Bisognerebbe lavorare su questo, perché stiamo avendo molti traumi. Professore, lei in realtà mi dà un assist perché lo preannuncio in concomitanza a questa intervista o subito dopo avremo anche, noi abbiamo invitato anche l'ANMIL di Fermo.
proprio per parlare di sicurezza sul lavoro. Anzi, dovrebbe essere già collegato con noi Marcello Luciani, che è presidente Anmilfermo e che saluto. Buongiorno presidente, io la saluto buongiorno in questo momento perché il professor Riccio ha appena parlato di sicurezza sul lavoro, ma ci torniamo tra poco. Intanto, professore, stava dicendo... Poi, quindi, cosa impariamo da questa vicenda? Che il sistema sanitario, il nostro sistema sanitario ancora, nonostante tutte le difficoltà che noi conosciamo, la nostra regione regge bene, e abbiamo un'equipe super specialistica e potrebbe sembrare, diciamo, un eccesso, un dito amputato, ambulanza dall'Abruzzo fino ad Ancona, equipe chirurgica che lavora fino a tardi per tante ore per il reimpianto. Non è così, perché un pollice perso vuol dire disabilità totale della mano, perché è il dito che raffigura la nostra evoluzione da primato a uomo e quello che sappiamo fare come uomini nella destrezza di tutti i giorni, dal computer al lavoro specialistico, lo facciamo per il pollice nella vita di tutti i giorni. Quindi noi diamo importanza a tutte le parti dell'arto superiore, ma anche all'arto inferiore, devo dirvi. Quindi noi lavoriamo con tecniche microchirurgiche estremamente sofisticate, con grandi ingrandimenti, con tecniche difficili da apprendere. Un microchirurgo viene formato in almeno 5 anni di lavoro. Dopodiché questi medici iperspecialistici procedono al reimpianto quando è possibile, ovviamente. Ci sono traumi da taglio nette, come in questo caso, traumi da strappo, da schiacciamento, dove è meno scontato il risultato. Quello che conta è il timing, il tempo di trasporto che c'è stato corretto veramente in modo perfetto e il tempo di reazione nel nostro centro. Aggiungo un ultimo particolare: noi siamo un centro di riferimento di livello nazionale, secondo la FESC, Federazione Europea delle Società di Chirurgia della Mano d'Europa, e insieme al CTO di Torino siamo l'eccellenza italiana, lo dico con orgoglio. Questo però cosa vuol dire? Che noi copriamo non solo le Marche, copriamo un'ampia zona d'Italia e probabilmente, qui è un altro tema, con le difficoltà che ci sono adesso, le regioni che ne soffriscono dovrebbero anche contribuire economicamente, perché oggi il costo di questo tipo di attività è veramente rilevante. Immagino, insomma, quindi raccogliamo il suo appello che spero arrivi a chi di dovere. Ma professore, come sta ora il paziente? Bene, il reimpianto è avuto successo, salute recuperata, adesso avvia una lunga fase di riabilitazione perché ovviamente noi rivascolarizziamo con un intervento microchirurgico, il sangue arriva, non perdiamo il pollice, l'osso ripara, i tendini riparano, però se noi non avviamo subito una fase di riabilitazione specialistica ben fatta, poi la funzione non viene recuperata. Cioè ormai noi siamo fuori in questo tipo di chirurgia dai tempi eroici del riattaccare la mano, noi siamo adesso nella fase di recuperare il paziente alla vita sociale, alla vita di relazione, alla vita lavorativa. Quello è l'obiettivo. E quindi la funzione, come la funzione si connette non solo all'intervento chirurgico o eventuali ritocchi chirurgici successivi, ma anche a una corretta riabilitazione. Voi vi avvalete di una grande esperienza anche di tecnologie sofisticate. Le vorrei chiedere quali sono i numeri, ecco, per snocciolarli un attimo insieme e far capire un po' la mole di lavoro. Il mio centro, che è un centro di chirurgia plastica, ricostruttiva e chirurgia della mano, ovviamente è in una sede privilegiata, no? Perché da noi giunge la complessità e giunge, oltre che nell'emergenza, anche in elezione, e quindi utilizziamo tecniche di alta specializzazione. Su 1.300 interventi l'anno noi facciamo 500 urgenze l'anno, di queste almeno 200 richiedono tecniche di alta specializzazione. Ed è il tema di adesso, è quello di trovare i medici disponibili a questo tipo di sacrificio. Guardi che è quell'equipe che ha fatto per 5 ore di notte di intervento, ha fatto un sacrificio che fai solo per passione. Certo. Oggi abbiamo pochi medici, perché lo sappiamo, pochi giovani, e poi fra questi dobbiamo selezionare quelli che antepongono la passione al guadagno. Perché purtroppo in tutta Europa sta accadendo, quello che è altamente e socialmente utile non è retribuito come quello che il privato può rendere in altri campi. E questo poi ne va appunto delle
delle speranze che hanno i pazienti, perché si devono rimettere anche, come diceva lei, alla passione dei medici, che poi in base a questa si Beh, mettono a disposizione. Il collega del Fermano di cui ha detto prima, sì. Che credo sia più o meno della mia generazione, è un esempio positivo, cioè chi fa il medico non lo fa per una motivazione commerciale di solito, però dopo dobbiamo anche invogliarlo, non dobbiamo porgli ostacoli, non dobbiamo rendergli la vita poi anche difficile dal punto di vista regolatorio in maniera eccessiva e soprattutto economica, perché gli togliamo la passione. Chi fa questa scelta ha una passione di servizio, al servizio dei cittadini nei momenti più difficili. Ah, guardi, qui apre un capitolo. Io vorrei, lo dico, visto che mi ha fatto questo assist, non possiamo continuare a trattare la sanità come fosse un'altra branca della spesa pubblica. Non è solo una branca della spesa pubblica, è un investimento nella salute, e questo concetto lo sento sempre meno in giro. Sì, perché poi insomma, e la chiudiamo, ha voglia a fare i concorsi, no? A mettere a disposizione i bandi, perché poi i giovani dicono sì, a me piace fare il medico, ma vado dove mi pagano di più, dove insomma lavoro di meno e guadagno di più, perché insomma poi alla fine è così, no? Sì, quindi... Le voglio dare solo un ultimo panorama di complessità per dire, sì. Il mio gruppo fatto di 9 medici, che sembrano tanti ma sono pochi, sì. Perché dobbiamo coprire i turni H24, no? Certo. In coppie, quindi tenga presente che essendo chirurghi plastici e ortopedici insieme, che è una cosa importante, tutti specialisti nella microchirurgia, nelle altre specialità, noi facciamo tutta la chirurgia dell'arto superiore, perché ad Ancona abbiamo un lab del centro regionale di chirurgia traumatica dell'arto superiore e della mano ovviamente, ma lavoriamo anche con gli ortopedici per l'arto inferiore, per il recupero della deambulazione nei traumi gravi, e questa è la nostra mission traumatologica. Ma poi abbiamo sempre con queste tecniche altri campi, perché siamo chirurghi plastici, per esempio la ricostruzione della mammella post mastectomia, che voi sapete anche è un altro tema molto importante, per sempre il recupero, in questo caso della donna, a una normale vita di relazione. Quindi direi che la mia disciplina fa tutto questo per un obiettivo, per rimandare i pazienti e quindi i cittadini alla loro vita di prima, certo. In una situazione di normalità. Questo è l'ultimo, diciamo, traguardo che dobbiamo raggiungere. Marcello Luciani, in qualità di presidente ANMIL Fermo, vorrei chiedere, purtroppo qui ci troviamo di fronte all'ennesimo incidente sul lavoro, un uomo che rischiava di perdere il dito con una forbice elettrica, e allora ci troviamo ancora una volta a parlare di prevenzione, come dicevo prima, di sicurezza sul lavoro. Qual è il vostro appello o il vostro monito? Prima di tutto buongiorno a tutti e complimenti al professor Riccio per la grande passione che dimostra appunto nell'eseguire interventi così importanti, perché dal punto di vista psicologico non è un problema di un dito, di una gamba o della morte della persona che subisce un infortunio. Purtroppo dal punto di vista psicologico perdere anche, no, una piccola parte di una mano, che in questo caso invece è una parte molto molto importante, perché è il dito che fa opposizione a tutto, no, che quindi permette l'utilizzo dell'intera mano, dell'intero arto. La prevenzione purtroppo in questi ultimi 20 anni abbiamo visto che nonostante ci siano le nuove tecnologie, nonostante ci sia una formazione anche adeguata, purtroppo il plateau che viene a verificarsi ogni anno è sempre quello, circa 550-600 mila infortuni e circa 1.000-1.100 morti ogni anno. Dobbiamo cambiare il modo di approcciarci al lavoro. Dobbiamo essere consapevoli che lavorare, e non solo lavorare, è pericoloso. C'è un rischio in ogni azione che noi facciamo. E dobbiamo essere consapevoli che questo c'è. Lo dobbiamo essere sin da piccoli,
Quindi dobbiamo partire, e noi lo stiamo facendo come associazione, dobbiamo partire dalla scuola, dai primi anni di scuola, perché la persona deve crescere con la consapevolezza che deve essere sempre attento e la prevenzione ci deve sempre essere in ogni azione che noi svolgiamo durante il giorno. Lei, insomma, poi ne sa qualcosa perché quanto spesso ci siamo trovati a raccontare le vite interrotte, no? Di chi ha perso un arto o comunque una facoltà proprio sul posto di lavoro. Quindi sappiamo benissimo quali sono le ripercussioni. Poi sono persone che si sono messe a disposizione, come lei stesso ha fatto, della collettività per promuovere la sicurezza sul lavoro e la prevenzione. Però purtroppo continuiamo a raccontare di infortuni, ma anche di morti sul lavoro. È passato un po' di tempo, ma abbiamo ancora sotto gli occhi, per esempio, le immagini del maxi cantiere di Firenze, dove peraltro ha perso la vita anche un operaio abruzzese. Allora, lei in questo momento, Stefania, anzi ci diamo del tu normalmente, quindi Stefania mi dai Certo. un assist importante per parlare dei testimonial formatori della sicurezza. AMIL da alcuni anni proprio nella Regione Marche ha portato avanti un progetto e è riuscita a istituzionalizzare una nuova figura professionale che è quella del testimonial formatore per la sicurezza, cioè un infortunato sul lavoro che si mette a disposizione e porta la propria testimonianza all'interno delle aule di formazione, trasformando quello che è il proprio infortunio in materiale didattico che viene utilizzato proprio per fare formazione obbligatoria. Tanti di noi ci stiamo spendendo appunto per far sì che raccontando la nostra esperienza possa servire da monitor a tutte le persone che ci ascoltano nelle aule per far capire che una volta che è giunta l'ora X in cui è avvenuto il nostro infortunio, purtroppo non si può più tornare indietro. E il nostro corpo, il professore può testimoniarlo, sicuramente ha dei pezzi di ricambio, però non sono dei ricambi a volte identici a quelli che avevamo. E quindi una volta che il nostro corpo viene danneggiato, non si può più tornare indietro. Tutti gli infortunati sul lavoro parlano della loro vita divisa in due. C'è una prima vita, Prima che è e la dopo vita che l'infortunio. normalmente vivevano prima, e poi la Certo. seconda vita, che è quella dopo l'infortunio. Io vado rapida perché dobbiamo passare ad altro, però raccolgo insomma le vostre riflessioni che spero arrivino dritte al nostro pubblico che ci segue da casa o dal web, sia per gli imprenditori che per i lavoratori, per chi si deve occupare di sicurezza. E ringrazio molto il professor Riccio, direttore del Dipartimento di Chirurgia e Specialistiche dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona, per aver dato il suo contributo in questa trasmissione, per averci consentito di approfondire la notizia, ma anche per aver toccato il tema della carenza medici che ci sta molto a cuore, oltre a quello delle liste di attesa e alle questioni che attengono il pronto soccorso. Sono tanti i problemi da risolvere, speriamo che insomma nel corso degli Sì. anni si possa no, garantire una sanità ancora migliore, perché le eccellenze le abbiamo, le professionalità ci sono, ma dobbiamo assolutamente fare di più. Quindi grazie professore. Grazie a tutti voi. E salutiamo il professor Riccio e ringrazio e saluto Marcello Luciani, che è presidente dell'AMIL Fermo. Grazie anche a voi per quello che fate. Continuiamo a parlare di sicurezza sul lavoro perché è importante. Grazie ancora. Grazie, grazie a voi tutti e grazie e complimenti al professor Riccio ancora. No, Grazie e ancora a anche voi. grazie a lei Luciani perché è importante la sicurezza sul lavoro, è importantissima. È Grazie. la svolta. Grazie, saluto allora i nostri Grazie, ospiti. grazie.